Guardate che bella pozzanghera, laghetto congelato. Io c'ho un po' di freddo. Ci stiamo tutti congelando, vabbè. Un agnomo! Per il momento topico natalizio, Sebastiano ci parla delle 5 cose che gli mancano questo Natale dal lontano Giappone. Video da vedere rigorosamente sotto l'albero mangiando panettone o pandoro a seconda della regione. Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Carico tutti i giorni alle 2 nuovi video sul Giappone. Se siete nuovi iscrivetevi, iscrivete anche i vostri amici, perché no? Allora, oggi, vabbè, in realtà è Sebastiano Serafini in Giappone, ma oggi mi trovo in Italia perché sto festeggiando le vacanze di Natale, quindi sono qui. Però da quando sono arrivato qui già mi sono accorto che ci sono cose che mi mancano del Giappone. Ebbene sì, 5 cose. Questa sarà la classifica delle 5 cose che avevo in Giappone che purtroppo in Italia non ho e mi mancano. La prima tra tutte è il natto. No, scherzo, quello non mi manca, però mi piace il natto. Se non vi siete visti il video della colazione in Giappone, andatevela a vedere. È questa cosa viscida ma saporita. No, comunque la prima cosa che mi manca del Giappone è sicuramente la connessione, perché magari nel resto d'Italia a voi la connessione funziona meglio, ma io qua tra le montagne trentine la connessione non va, non ce la può fare, quindi io sono un po' scomodo, diciamo, per mandare file e uploadare video. Tra l'altro io adesso che sto facendo tipo 4 video al giorno non è per niente facile, ma per voi questo e altro, io ce la metto tutta e riuscirò a farla andare. Poi la seconda cosa che mi manca del Giappone, questa è veramente un problema in Italia, è la puntualità nei treni, delle poste, tutte le cose, tutti i servizi che funzionano bene, che purtroppo non c'ho in Italia, perché ho preso 3 treni, sono arrivati in ritardo, aspettavo un pacco, non mi è ancora arrivato, e dici, ma perché? Cioè, organizziamoci, facciamo che funzioni. Non vi dico di avere l'efficienza del Giappone, ma almeno l'efficienza umana, diciamo, della cosa. Quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa che mi manca del Giappone è la libertà, diciamo, perché comunque io in Italia praticamente non ho la macchina e quindi non mi posso spostare. Poi tra l'altro, vivendo anche comunque così fuori, mi è molto difficile spostarmi, magari se devo andare in palestra o se devo comprare delle cose. E tra l'altro, anche se dovessi comprare delle cose, non ci sono i combini, quindi queste sono due cose, diciamo, abbastanza scomode dell'Italia e che non ho qui in Giappone. La quarta cosa che mi manca del Giappone, ok, lo so che sono qua da poco, però se dovessi trasferirmi qua, una delle cose che mi mancherebbe del Giappone sono i miei amici giapponesi, perché alla fine il Giappone sia un paese bellissimo, però alla fine il Giappone è fatto anche dai giapponesi, quindi a me mancano proprio i giapponesi con le loro formalità, le loro cose, i miei amici che ho in Giappone, perché comunque ormai la mia vita è là, quindi nel senso c'è anche qua, infatti anche qua c'ho la mia famiglia e i miei amici, quindi diciamo che mi sento un po' combattuto tra queste due nazioni, però sicuramente questa è un'altra cosa che mi manca del Giappone. La quinta e ultima cosa in realtà non è proprio sul Giappone, però è legata un po' alla mia esperienza del Natale quando sono in Italia, quando vivevo in Giappone, perché io praticamente avevo un gatto che ho avuto per quasi tutta la vita, ho sempre passato tempo con lei. Poi da quando mi sono trasferito in Giappone, comunque io riuscivo a vedere il mio gatto soltanto durante le vacanze, quando tornavo per Natale, e questo è il primo Natale che io vengo e non c'ho il mio adorato gatto Maramaura, perché purtroppo quest'estate mi ha lasciato. Quindi diciamo che questo è il primo Natale senza il mio gatto, quindi mi manca un po' il mio gatto. Non volevo buttarla un po' sul triste, però è triste perdere un animale domestico che si è molto affezionati. Comunque, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, ditemi chi è stato in Giappone e è tornato in Italia magari dopo aver vissuto un periodo, che cosa gli è mancato di più. Se volete vedere invece le 5 cose che non mi mancano del Giappone, andatevi sul canale Akatsu, che ho appena caricato un video analogo con le 5 cose che invece non mi mancano del Giappone, forse quella è più interessante. Lasciate un mi piace e condividetelo. Ci vediamo domani sempre alle 2 con un nuovo video sul Giappone. Vi aspetto sul canale Akatsu. Ciao. 続け